Sindaco, un bilancio in chiaroscuro al comune di Trivento, tra atti ingiuntivi, bilancio bloccato, però allo stesso momento l'amministrazione si sta adoperando per ottenere finanziamenti sui quali vorrà impostare, come nel sociale e nella scuola, anche il futuro di questo paese. Sì, in effetti voglio ricordare che quando ci siamo insediati ormai 14 mesi fa, io ho voluto portare subito i dati per dare una contezza ai cittadini che c'era soltanto 8.000 euro di avanzo di amministrazione. Quest'anno, dopo 14 mesi, l'avanzo di amministrazione è rimasto intatto, perché stiamo parlando di 7.000 euro. Però nel frattempo abbiamo avuto contezza di tanti atti ingiuntivi derivanti da situazioni pregresse, e sapete benissimo che per gli atti ingiuntivi è obbligo accantonare delle somme. Purtroppo abbiamo dovuto anche far fronte a nomine di avvocati e quant'altro per alcune situazioni legali pregresse, sempre non legate al periodo temporale di questa nostra amministrazione. E contemporaneamente, una cosa importante, purtroppo, senza fare nome ovviamente per la privacy, ci siamo ritrovati anche ad affrontare spese per oltre 150.000 euro per ricovero in strutture minorili per alcuni bambini nostri concittadini per sentenze del Tribunale dei Minori. Ecco perché abbiamo questo bilancio, diciamo, bloccato, e noi speriamo ancora in una cosa molto più importante, è che venga approvato a brevissimo dal Parlamento italiano il cosiddetto rilancio Italia, perché con l'approvazione di questo provvedimento, di questa legge, ci sarà lo sblocco di circa 90.000 euro del trasporto scolastico non espletato ovviamente da marzo a giugno. Questo ci consentirà di un respiro chiaramente e di poterci muovere in alcune situazioni. Proprio adesso partiranno i lavori di 800.000 euro per la messa in sicurezza dell'istituto delle scuole medie, ed è un lavoro, ripeto, lo voglio dire ai nostri concittadini, imprescindibile, perché era un lavoro che naturalmente non potevamo perdere 800.000 euro di un finanziamento che comporterà la messa in sicurezza dell'edificio, nonché anche una realizzazione anche avveniristica di questo edificio. Abbiamo anche recuperato due finanziamenti di 50 e di 70.000 euro, sempre per poter realizzare situazioni importanti, sempre per il comparto scuola e per gli edifici scolastici. E poi consentitemi di dire ancora un'altra cosa. Noi a dicembre scorso avevamo contratto un mutuo per dare la compartecipazione per la realizzazione di un parcheggio al centro storico. Abbiamo pensato di soprassedere al momento a questo progetto per cercare poi di farne uno più consono alle problematiche e alla situazione del centro storico. Però abbiamo chiesto, faremo la devoluzione dei 90.000 euro del mutuo. E voglio precisare una cosa: la devoluzione di un mutuo si deve fare sempre facendo un progetto, un'opera che sia importante strategicamente per l'economia anche dello stesso comune di Trivento. Quindi faremo un'opera molto importante di riqualificazione, tantissimi, direi quasi il 100% di questi pali attualmente non funzionano, quindi ci saranno dei corpi luce modernissimi, sempre a cellule fotovoltaiche, considerando che gli attuali sono stati posizionati 15 anni fa.